La Spagna è sul tetto d'Europa, la finale di Berlino ha dato questo esito con le furie rosse capaci di battere 2-1 l'Inghilterra al termine di una partita intensa e piena di agonismo e tensione. Secondo tempo spettacolare, con tre reti, la prima di Nico Williams in avvio di ripresa a chiudere un'azione travolgente con l'assist del neo 17enne Yamal, miglior giovane del torneo. La Spagna ha tantissime occasioni per chiuderla, ma è Pickford e l'imprecisione degli avanti spagnoli a tenere a galla l'Inghilterra, che pareggia con la rasoiata del talento di Cole Palmer, ma i ragazzi di De La Fuente tornano avanti col guizzo di Oyarzabal nel finale. Si salvano dagli assalti inglesi. Grazie a questo trionfo, il quarto nella loro storia, le Furie Rosse diventano la nazionale più titolata di sempre agli europei. L'Argentina ha vinto la Copa America 2024. L'edizione in terra statunitense vede il trionfo dell'Albiceleste, capace di piegare la resistenza di un'ottima Colombia che va solo vicina al sogno. In una sfida iniziata con oltre un'ora di ritardo per i disordini avvenuti vicino allo stadio con tanti tifosi feriti, il gol che decide il match arriva nei tempi supplementari al minuto 112 e porta la firma di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter segna ancora da subentrato e conquista anche il titolo di capocannoniere, nonostante l'assenza di Messi, uscito al 66esimo in lacrime per una botta alla caviglia. Trionfo numero 16 per l'Argentina. Carlos Alcaraz è di nuovo, come lo scorso anno, il re di Wimbledon. Il 21enne spagnolo ha letteralmente trionfato, battendo in una finale senso unico il serbo Novak Djokovic col punteggio di 6-2, 6-2, 7-6. Prestazione incredibile dello spagnolo, capace di colpi sensazionali, capace di illuminare il centrale londinese con Djokovic che non può fare altro che subire questa clamorosa esibizione di tennis che sarebbe stata ancora più dura senza il guizzo del campione serbo, capace nel terzo set di annullare tre match point e portare il parziale al tie-break. Ma con questo Alcaraz non c'è nulla da fare, sono solo applausi. La sfida a Sinner per le Olimpiadi è lanciata. L'ennesimo capolavoro, la spallata decisiva al Tour de France 2024. Tadej Pogačar domina anche nella quindicesima tappa la Ludenville Plateau des Baies di 197 km dopo aver stravinto nel primo appuntamento sui Pirenei. Distacco di 1 minuto e 08, rifilato a Vingegaard che aveva provato ad attaccare a 10 km dal traguardo, 2.51 su Remco Evenepoel, ancora una volta terzo. Terza vittoria stagionale alla Gran Boucle e distacchi ormai importanti per lo sloveno col danese ora a 3.09 e il belga a 5.19. Al netto i clamorosi stravolgimenti, la terza settimana servirà al vincitore del giro per arrivare in passerella a Nizza con la maglia gialla sulle spalle per chiudere la storica doppietta Giro Tour. Ora 21, lezione di calcio. Non ho molto da aggiungere a quello che è stato detto, scritto fino a notte fonda sulla bellissima partita di finale del campionato europeo, e ho invece molto da dire a proposito di quello che noi italiani dobbiamo cercare di pescare nella stupenda lezione di calcio che ha dato la Spagna. Non sono abituato a iperboli, ma nello specifico credo di poter dire che la partita della Spagna è stata esemplare anche per il nostro calcio, perché a un attacco brillante e fantasioso si è aggiunta una difesa non solo coriacea ma anche battagliera, che fino in fondo ha garantito la vittoria alle Furie Rosse. Ma c'è soprattutto da sottolineare, per la lezione che noi dobbiamo prendere da questa importante partita, è quella del grande selezionatore De La Fuente, silenzioso, modesto, che ha messo insieme un capolavoro. Ci aspettavamo le grandi imprese di Lamine Yamal, il ragazzo del Barça che ha sbalordito il mondo e che ho inserito nella mia lista di prodigi insieme a Pelé, Rivera, Maradona. Ecco, all'improvviso la partita è diventata un coro di importanti partecipazioni, erano tutti tenori. E Nico Williams, quello che ci aveva maltrattato, dell'Atletico Bilbao, che firma il primo gol. E Mikel Oyarzabal, del Real Sociedad, che firma il gol della vittoria. E altri protagonisti, quello che si è dichiarato modesto muratore, Morata, dell'Atletico di Madrid, e Olmo, addirittura pescato da De La Fuente a Lipsia, come Laporte, che è arrivato dall'Al-Nassr, e qui mi fermo
solo per aggiungere il nome del giocatore che secondo me è stato esemplare coordinatore di tutta la squadra, che è il Cabezón Cucurella del Chelsea. Un capolavoro in difesa, il suo, una spinta costante e minacciosa per gli attaccanti. Ecco, questa, credetemi, vale la pena tenerla come una lezione per il futuro della nazionale italiana.